riuscimmo a fare questa intervista, l'intervista fu pubblicata e ecco a voi Rosy Pinto. Allora, Presidente, nuovo Ulivo, Renzi sindaco di Firenze, che a me è molto simpatico perché definì Franceschini il vice disastro, una definizione che secondo me merita un busto al pincio. Renzi ha detto sbadiglio, mi fa sbadigliare. Vendola ha detto che è vecchio, l'abbiamo già ricordato prima con Claudio Fava. Veltroni ha detto che è sbagliato, adesso io riduco al minimo le... Successo. Allora, dove volete andare con questo nuovo Ulivo? Con chi lo volete fare? A quali condizioni? Abbiamo sentito adesso delle richieste francamente molto moderate di Paolo sul programma del nuovo Ulivo. Con chi lo volete fare se già all'interno avete tutte queste difficoltà? Bravo. Buongiorno, innanzitutto scusate il ritardo, ma un po' di stanco. Ma intanto io prima di soffermarci su con chi, come, vorrei che insieme ci ricordassimo che l'Ulivo è stata una grande stagione nella vita di questo paese, che noi parliamo sempre male degli ultimi 15-20 anni dimenticandoci che dentro questa storia qualche cosa di buono c'è, ci siamo noi almeno, io questo vorrei che ci siamo noi, c'è il nostro percorso, c'è stata anche nostra unità, qualche volta tradita, però ci siamo anche noi. E non ci siamo solo perché dall'altra parte c'era Berlusconi, ci siamo perché abbiamo qualche volta insieme, qualche volta litigando, ma pensato un'Italia diversa da quella che in questi ultimi anni vediamo, da quella che vediamo davanti a noi. Quella è stata una grande stagione, non solo perché con quel simbolo abbiamo vinto e abbiamo anche governato e penso che abbiamo fatto anche cose importanti. Penso che anche in questi anni l'Italia abbia vissuto una stagione di riforme, di cambiamento, non abbia solo evitato il peggio. Credo che noi siamo riusciti a mettere l'Italia sul binario giusto quando ci è stato possibile farlo, ricordandoci sempre che non abbiamo mai avuto la maggioranza che aveva questo governo. Noi abbiamo vinto le elezioni, ma le abbiamo sempre vinte con grande difficoltà, affidandoci qualche volta anche a qualche, diciamo, alchimia di troppo. Allora, per me l'Ulivo è innanzitutto un tempo nel quale le nostre idee hanno vinto e hanno anche governato il Paese, grazie a qualche cosa che io ritengo ancora più importante, perché nel 96 vincemmo, ma vincemmo perché l'Italia ritrovò un po' la voglia di futuro. Ci ricostruimmo insieme un progetto, era prevalentemente incentrato sull'Europa, ma non solo su quella. Nacquero centinaia di migliaia di luoghi nei quali gli italiani riflettevano sul loro futuro dopo i tristi anni di Tangentopoli, le contraddizioni e le tragedie degli anni del terrorismo, l'avvento di Berlusconi, i governi tecnici non sempre, diciamo, capaci di interpretare la vera volontà popolare, tornò in Italia la politica in qualche modo. Allora, io vorrei che innanzitutto, al di là di un fatto nominalistico, di schieramento, tra di noi ci fosse una convinzione. Noi abbiamo
Io penso un po' come diceva Ferrero adesso, io penso che noi Berlusconi ce la potremo anche fare le prossime elezioni a sconfiggerlo elettoralmente, ma io penso che noi dobbiamo sconfiggere il berlusconismo nella mente e nel cuore degli italiani. Noi dobbiamo creare un'alternativa culturale, morale in questo paese. Ecco, allora, penso che l'Ulivo dovrebbe essere innanzitutto il nuovo Ulivo questo, cioè la capacità di ripensare insieme un futuro diverso per il nostro paese, un modo, vorrei dire, nuovo e antico di stare insieme, riporre al centro i valori della Costituzione, perché questa Costituzione non è che la salviamo soltanto se la lasciamo intatta nella sua lettera e nella sua forma e continuiamo a calpestarla ogni giorno nelle scelte concrete che questo paese fa. E deve tornare l'amore per la politica e la fiducia nella politica. Secondo me il frutto più amaro di questi anni è la lontananza, la sfiducia degli italiani dalla politica, la lontananza dei cittadini dalle istituzioni, la sfiducia, la rassegnazione sul fatto che dalla politica non può venire più niente di buono. Mi pare che questa sia la sfida. E io quando penso al nuovo Ulivo, innanzitutto penso ad una grande alleanza delle forze sane, forti, democratiche di questo paese che provano a ristabilire con l'Italia un dialogo, un confronto su valori e su prospettive opposte a quelle per le quali l'Italia è stata ridotta in questi anni. Questa è secondo me la prima. Io prima di mettermi a discutere con Fava, Vendola, Di Pietro, Donati, Ferrero, Tonelli o altre, di singoli questioni, di legge elettorale appunto, che peraltro io ritengo una cosa fondamentale e credo che ne parleremo, io vorrei che noi condividessimo innanzitutto questo. Per me il nuovo Ulivo prima di tutto è questo, prima di tutto. E io penso che assomiglia in qualche modo il presupposto, è quello che Bersani ha chiamato il cerchio più grande, no? Nel quale tutte quelle forze che hanno a cuore un'Italia fondata sui valori della Costituzione provano non soltanto a mettersi contro qualcuno, ma a provare a ricostruire questo paese nelle sue fondamenta, perché penso che questa sia l'esigenza più grande. Non pensiamo che, sparito appunto Berlusconi, i problemi si possano risolvere se noi non avremo la capacità di ricreare un consenso intorno alle scelte alternative che noi dovremo fare, perché potremmo trovarci di fronte un paese che non ha nessuna voglia di seguirci sulla lotta all'evasione fiscale, sulla possibilità di scrivere nuove regole perché il lavoro non sia contrapposto alla dignità e ai diritti dei lavoratori, perché la crescita economica torni ad essere pensata come una finalità sociale, perché non l'individualismo ma la solidarietà devono guidare la vita di questo paese, perché io davanti mi trovo un paese che probabilmente ci si è anche abituato all'idea di potersi, come dire, organizzare non sui valori sui quali noi crediamo, ma su ciò che in qualche modo ha fatto avere il consenso a Berlusconi in questi anni. Questo mi sembra la prima esigenza. Dopo, certo, noi veniamo da un'esperienza non positiva dell'idea di alleanze che non fanno sufficiente fatica di individuare un programma condiviso e omogeneo. Allora, io penso che se penso all'Ulivo come a una forza di governo, penso che dentro l'Ulivo ci debbano stare tutti coloro che davvero condividono il programma di governo, che naturalmente, come tutti i programmi di governo, ha anche una sua gradualità, si ferma nel tempo, come voi volete, un programma di governo per realizzare quel progetto al quale prima facevo riferimento. Il nuovo Ulivo si fa con coloro con i quali è possibile condividere le idee fondamentali per governare il paese. Più largo possibile, ma una, diciamo, il perimetro non viene definito dai numeri e dalle sigle, viene definito dalla capacità di condivisione del programma con il quale vogliamo governare questo paese. È evidente. Per quanto mi riguarda, io lo dico.
dico con prendo atto, la risposta di Ferrero è una risposta, come dire, di una unità e separazione consensuale tra il primo e il secondo cerchio. Io ne prendo atto e so, non perché non condivido molte delle cose che lui ha detto e perché non pensi che il nuovo Ulivo al governo del paese debba porsi seriamente il problema di come si risponde alle sfide alle quali lui faceva riferimento. Io non posso pensare che il mio governo non farà la lotta alla al precariato, io non posso pensare al mio governo che si disinteressa ed è assente nel momento in cui crollano le relazioni industriali e le relazioni sindacali in questo paese. Penso a un governo che si adopererà per l'unità sindacale, per la forza delle rappresentanze sociali, per la capacità di trovare una sintesi tra la crescita economica in quest'era della globalizzazione e i diritti dei lavoratori. Non posso pensare a un governo che non fa questo, o a un governo che ripone al centro la scuola in questo paese e che si fa carico di una nuova stagione di riforme nel welfare. Sarà questo, non c'è dubbio. Non condividiamo probabilmente tra di noi tutti gli aspetti programmatici, e allora è giusto che dentro questo Ulivo ci siano dentro quelle forze con le quali è possibile condividere il programma. Scusi, di governo. Ma intanto nel PT non state litigando un po' troppo in questi giorni? Io lo dico con molta... Io penso che questo litigio che qualcuno ha iniziato finirà presto, perché chi l'ha iniziato si è reso conto di aver sbagliato, perché non ha riuscito a trovare dentro il nostro partito qualcuno che gli abbia detto bravi, avete fatto una cosa giusta. E io voglio sperare che, come dire, le parole di Di Pietro ieri non siano state un omaggio al radiologo, vero Di Pietro? Non erano un omaggio al radiologo. Perché è evidente che in questo momento un grande partito discute, e io sto in un grande partito perché mi piace discutere. Se volevo un'altra cosa, stavo in un piccolo partito dove mi illudevo che la pensavamo tutti insieme, non era così neanche allora, si discute anche lì. Io sto in un grande partito e ho voluto il Partito Democratico perché capisco che in questo momento ci vogliono forze politiche che al loro interno trovano la mediazione politica di un pluralismo culturale e sociale che è presente nella vita del paese, e si discute, ma certamente non si discute attraverso modalità che vengono percepite da tutti come uno strumento di divisione, soprattutto nel momento nel quale la nostra unità è il primo presupposto per la fine di una maggioranza che è già divisa e che sta facendo tanto male. Allora, e qui quello che stiamo dicendo tra di noi, io lo dico anche a tutti coloro che dentro il partito possono avere, voglio dire, Renzi è un'altra risorsa della vita di questo paese, un giovane che sbadiglia su una prospettiva di grande stagione politica, di grande impegno politico, che noi dovremmo riprendere con il popolo italiano, non con questo o quel leader soltanto, con il popolo italiano. Sbadiglia, mi preoccupa un po', perché anche in questa giovane generazione un pizzico di cinismo ogni tanto lo vedo, e francamente non credo che sia quello che fa bene all'Italia. Io sogno ancora una politica che ha voglia di progetto, che magari scommette sui giovani proprio perché sa scommettere su un pizzico della loro incoscienza e non sui suoi calcoli. Questo è una stagione complicata nella quale a questo paese servono grandi, serve la capacità di ritrovare i motivi profondi per i quali si sta insieme. Allora, è evidente che io vorrei non solo un Partito Democratico Unito, ma per quanto mi riguarda tutti coloro con i quali ho condiviso un pezzo di strada in questi anni, io vorrei che facessero parte di questo percorso. Ma lo voglio stabilire, e noi lo vogliamo stabilire in base al progetto e al programma. È il motivo per il quale nell'incontro che ho avuto con Vendola a Torino, non posso interloquire con Fava perché mi chiedo scusa che non l'ho ascoltato stamattina, ma io alla richiesta delle primarie gli ho detto: Nicchi, le primarie sono nel nostro statuto, ma non c'è dubbio che noi faremo le primarie
facendo una coalizione non potremo che fare